Buongiorno. Nella lezione scorsa abbiamo analizzato il fenomeno dell'attrito volvente, o meglio abbiamo introdotto il fenomeno dell'attrito volvente. In questa lezione valuteremo completamente l'attrito volvente, vedremo la modellazione dell'attrito volvente. In particolare valuteremo le cause dell'attrito volvente, quali sono le problematiche che fanno nascere la necessità di attrito volvente. Parleremo del coefficiente di attrito volvente, il parametro di attrito volvente e il coefficiente di attrito volvente e infine vedremo alcune applicazioni di attrito radente e volvente miste. Vedremo che sarà indispensabile per la trattazione dei problemi fisici considerare sia l'attrito volvente sia l'attrito radente. Bene, nell'altra lezione abbiamo cercato di introdurre il fenomeno dell'attrito volvente. Abbiamo detto sostanzialmente che quando siamo in presenza di corpi deformabili non è possibile risolvere il problema analizzando solo l'attrito radente. Allora, avevamo fatto il caso di una ruota appoggiata su un piano deformabile. Avevamo detto se vogliamo mettere in rotazione questa ruota, vogliamo tendere a fare ruotare la ruota, dobbiamo applicare un momento M e la ruota non incomincia a rotolare fino a che questo momento M non ha raggiunto un certo valore. Questo valore si vede che è funzione della forza normale scambiata N e è funzione di un parametro U, detto parametro di attrito volvente. Quindi sostanzialmente fino a che questo momento non ha raggiunto un definito valore, la ruota non si mette a ruotare. E questo l'avevamo spiegato con il fatto che l'azione che viene esercitata qua sotto, la reazione che viene esercitata dal terreno sulla ruota, non è assimilabile solo a una forza, ma è assimilabile anche a un momento. Ora, per l'equilibrio del sistema, avevamo detto, nasce questa reazione normale N che è uguale alla forza P premente, ma queste due azioni danno origine a una coppia di forze e questa coppia di forze ha un momento che è pari a quello che bisogna esercitare dall'esterno per poter mantenere in rotazione la ruota. Avevamo altresì evidenziato che così come nell'attrito radente esisteva una condizione di attrito statico e attrito dinamico, anche nell'attrito volvente esiste questa differenza. Ossia, esiste una situazione in cui il moto di rotolamento non è ancora iniziato e quindi omega R è uguale a zero, e una situazione invece in cui il rotolamento è presente. Allora, nel caso di rotolamento non iniziato, possiamo dire che il momento che deve essere applicato è minore o uguale al prodotto di U con A per N, dove U con A è il parametro di attrito volvente di inizio rotolamento. Quando il rotolamento invece poi si è definito ed è presente, quindi quando la velocità relativa è diversa da zero, la relazione è M uguale a U per N, quindi il momento applicato all'esterno è uguale al prodotto del parametro di attrito volvente per l'azione normale. Ora, a differenza però di quanto succedeva nel caso di attrito radente, nel caso di attrito volvente la differenza fra il parametro di inizio rotolamento e il parametro poi di attrito volvente è modesta, per cui non si fa poi nell'applicazione pratica questa differenza. Quindi si considera un solo parametro di attrito volvente, il parametro U. Da che cosa dipende questo parametro di attrito volvente? Beh, sicuramente l'attrito volvente è connaturato con la deformabilità dei corpi. Quindi, se vogliamo andare ad analizzare le cause dell'attrito volvente, possiamo fare riferimento sostanzialmente a quanto c'è scritto in questo cartello. La prima causa è sicuramente la deformabilità dei corpi e la imperfetta elasticità dei materiali, quindi sostanzialmente l'isteresi elastica dei materiali. Questa deformabilità dei corpi produce poi un'area di impronta, determina una dimensione del contatto e questo produce un ulteriore strisciamento e quindi un'ulteriore perdita di energia associata
a questa deformabilità dei corpi, che va quindi sotto l'attrito volvente. Ulteriori imperfezioni delle superfici fanno sì che il punto di contatto della forza scambiata si sposti ancora in avanti nel senso del moto e quindi è ancora un'ulteriore causa dell'attrito volvente. Bene, cerchiamo di analizzare in dettaglio quello che succede per quanto riguarda la deformabilità dei corpi e la imperfetta elasticità. Ora, se noi consideriamo un cilindro fermo che è appoggiato ad un piano deformabile, abbiamo una situazione di questo tipo. Se Fn è la forza normale premente, esistendo una certa deformabilità dei corpi, esisterà una certa distribuzione di deformazioni al contatto. Ora, questa distribuzione di deformazione è sicuramente simmetrica rispetto alla direzione della forza normale applicata. Se non c'è presenza di moto relativo, anche la distribuzione delle pressioni è simmetrica, per cui il baricentro di questa distribuzione di pressioni sarà posizionato ancora sull'asse di applicazione della forza normale e quindi la forza N risultante dalle azioni normali applicate dal terreno alla ruota sarà in asse con la forza normale F con N. In questo caso non c'è alcun effetto dell'azione dell'attrito volvente. Supponiamo invece ora di analizzare il caso in cui il cilindro è in rotazione. Se il cilindro è in rotazione, cosa succede? Se siamo in presenza ancora della forza F con N centrata, sicuramente avremo una distribuzione delle deformazioni che è centrata, così come lo è la forza F con N. A causa della deformabilità dei corpi, in particolare a causa dell'isteresi elastica del materiale, però, succede che dove le deformazioni stanno crescendo nel senso del moto, si hanno delle pressioni più elevate. Laddove invece le deformazioni stanno decrescendo, sempre nel senso del moto, si hanno delle pressioni più basse. Questo fa sì che il diagramma delle pressioni non è più simmetrico, così come lo è il diagramma delle deformazioni, ma si disimmetrizza. Ossia, il baricentro di questo diagramma delle pressioni si sposta in avanti nel senso del moto. Ma se il baricentro è spostato in avanti, allora la risultante di queste pressioni sarà spostata anch'essa in avanti nel senso del moto. Ossia, se il cilindro in questo caso sta ruotando in senso orario, abbiamo che la risultante dell'azione scambiata si è spostata in avanti nel senso del moto. E questa è la spiegazione che fa sì che nasca questa distanza a cui deve essere applicata la risultante dell'azione scambiata fra terreno e ruota in presenza di rotolamento e in presenza di corpi deformabili. Se facciamo riferimento invece alla seconda causa, che è lo strisciamento fra i corpi, possiamo dire questo. Se l'area di impronta esiste, quindi se la deformabilità dei corpi esiste, sicuramente ci saranno non solo un punto a contatto, non solo una linea a contatto, ma ci saranno una serie di punti che sono distanti dall'asse di istantanea rotazione. Tutti questi punti che sono distanti dall'asse di istantanea rotazione sicuramente avranno un moto di strisciamento e quindi la presenza dell'area di contatto, la presenza dell'impronta di contatto fa sì che nasca uno strisciamento fra i corpi che è associato quindi all'attrito volvente. Ed è quello che sostanzialmente è stato rappresentato in questa figura. Quanto è maggiore l'area di impronta, tanto più i punti di contatto sono distanti dall'asse di istantanea rotazione, tanto maggiore è lo strisciamento fra i corpi e quindi tanto maggiore è la perdita di energia associata al rotolamento. Ora vediamo un esempio di ruota, per esempio una ruota rigida su un piano deformabile. Ruota rigida può essere una ruota che rotola sulla sabbia o può essere un mattarello che viene messo in rotazione sulla pasta. Ebbene, abbiamo la deformabilità del terreno, abbiamo quindi sicuramente un diagramma, una distribuzione di pressioni che non è simmetrica, ma si è spostata in avanti nel senso del moto e quindi nasce
questa coppia di forze N ed Fn che deve essere vinta da un momento che è applicato dall'esterno per mantenere in rotazione il disco, la ruota. Cosa del tutto simile è se noi abbiamo una ruota deformabile invece su un piano rigido, può essere il caso di un pneumatico su una strada asfaltata. Anche in questo caso la distribuzione delle pressioni all'interno del pneumatico può assumere una forma tipo quella indicata in figura e quindi ancora una volta il baricentro di queste pressioni si è spostato in avanti. Quindi comunque sia, in presenza di deformabilità fra i corpi, quanto maggiore è questa deformabilità, tanto maggiore sarà l'energia che noi perdiamo per mantenere in rotazione i corpi. Allora, cerchiamo di capire come questo attrito volvente può essere rappresentato. Abbiamo detto che la relazione è M uguale U per N, U è il parametro di attrito volvente. In prima approssimazione possiamo dire questo, il parametro di attrito volvente U, che sappiamo essere una distanza, non dipende dal valore della reazione normale N, non dipende dalla velocità angolare relativa omega. Mentre dipende dai materiali dei corpi e dipende debolmente dalla geometria, quindi dipende debolmente dal raggio della ruota. Infatti, se noi analizziamo il parametro di attrito volvente, diciamo che questo parametro dipende dal raggio e in particolare il parametro di attrito volvente cresce leggermente al crescere del raggio. E questo lo fa tanto maggiormente quanto più i materiali sono cedevoli. Ora, il parametro di attrito volvente U normalmente è dato in forma tabellare. Viene però altresì definito un coefficiente di attrito volvente, un coefficiente FV, che è definito come rapporto fra il parametro di attrito volvente U e il raggio della ruota. Allora, dato che U cresce leggermente, R ovviamente cresce al crescere del raggio, il coefficiente di attrito volvente diminuisce all'aumentare del raggio. Normalmente però nella soluzione dei problemi questo non viene tenuto in conto. Quello che però si nota è che se noi andiamo a confrontare il coefficiente di attrito volvente con il coefficiente di attrito radente, si nota che questo coefficiente di attrito volvente è molto inferiore ai coefficienti di attrito radente, quindi è molto inferiore sia al coefficiente di attrito statico, al coefficiente di aderenza, sia al coefficiente di attrito dinamico, quindi al coefficiente di attrito. Infatti, se noi riportiamo in forma tabellare alcuni coefficienti di attrito e alcuni coefficienti di attrito volvente, possiamo vedere dei dati come quelli riportati in questa tabella. Allora, supponiamo di avere delle ruote di acciaio su acciaio, è quello che possiamo verificare per esempio in un rotolamento di una ruota ferroviaria su un binario. Nel caso di superfici lucide abbiamo dei coefficienti di aderenza che sono intorno a 0,08-0,01, mentre i coefficienti di attrito volvente sono diversi ordini di grandezza più bassi, almeno due ordini di grandezza. In presenza di superfici rugginose abbiamo comunque ancora un coefficiente di attrito volvente molto più basso. Se noi pensiamo invece a un contatto pneumatici su strada, vediamo che i coefficienti di aderenza, l'avevamo visti nelle lezioni precedenti, erano intorno a 0,8-0,9, con dei coefficienti di attrito che erano intorno a 0,6-0,7, ebbene vediamo un coefficiente di attrito volvente che è decisamente più basso. Diciamo che siamo mediamente a un ordine di grandezza inferiore. Ora, fino adesso abbiamo introdotto il coefficiente di attrito volvente considerando trascurabile l'attrito radente. Quindi abbiamo parlato solo di attrito volvente. Abbiamo supposto che la reazione scambiata con il terreno fosse solo una forza N verticale, quindi che non ci fosse attrito radente. In realtà dire che l'attrito volvente è completamente disgiunto dall'attrito radente è dire una cosa inesatta.
l'attrito radente e l'attrito volvente saranno sempre accoppiati, ci sarà sempre presente sia attrito radente sia attrito volvente. Quando è che noi considereremo però una o l'altra? Beh, possiamo far riferimento a questo schema di ragionamento. Se noi abbiamo dei corpi a contatto in attrito secco, la prima cosa che dobbiamo chiederci è se vogliamo considerare entrambi i corpi rigidi o se vogliamo considerare almeno un corpo deformabile. È evidente che non ha senso parlare di corpi rigidi, i corpi non saranno mai rigidi, ma bisogna vedere se vogliamo considerare come rilevante o significativa la deformabilità di uno dei due corpi. Se consideriamo entrambi i corpi rigidi, allora indipendentemente dal fatto di essere in rotolamento assente, quindi in puro strisciamento, o in rotolamento puro, o in rotolamento e strisciamento, la modellazione dell'attrito la faremo considerando solo l'attrito radente. Se invece consideriamo almeno un corpo deformabile, allora dovremmo dire, se siamo in puro strisciamento, allora la modellazione dell'attrito la facciamo come attrito radente. Se invece siamo in rotolamento puro, quindi in aderenza, oppure in rotolamento e strisciamento, allora dovremmo considerare sia l'attrito radente sia l'attrito volvente. Cioè saranno presenti entrambi. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che la presenza di entrambi attrito radente e volvente farà sì che il punto di applicazione della risultante dell'azione scambiata fra terreno e ruota si sposterà in avanti, nel senso del moto, di un parametro pari all'attrito, al parametro dell'attrito volvente. L'inclinazione di questa risultante potrà poi essere qualsiasi. Potrà essere quindi la risultante non necessariamente verticale, ma potrà essere inclinata rispetto alla verticale. Se sarà inclinata di un angolo inferiore all'angolo di aderenza, quindi sarà contenuta all'interno di un cono di aderenza, potremmo dire che si ha un attrito volvente in rotolamento puro, quindi in aderenza. Se invece abbiamo questa situazione che non è verificata, allora potremmo avere attrito volvente in strisciamento e quindi l'angolo di inclinazione della risultante scambiata sarà fissato e pari all'angolo di attrito φ. Bene, questa è la trattazione generica sull'attrito che abbiamo fatto. Presenza di attrito radente, presenza di attrito volvente. Cerchiamo di fare qualche esempio e di aiutarci quindi per risolvere questi esempi con le considerazioni che abbiamo fatto precedentemente. Supponiamo come primo esempio il traino su rulli in attrito volvente. Quindi abbiamo una piastra 1 che viene tirata da una forza di traino S. Questa cassa è pesante, quindi ha una certa massa, e questa cassa si appoggia su due rulli, il rullo 3 e il rullo 4, che a loro volta sono appoggiati su un piano 2. Allora, conosciamo il peso della piastra P, conosciamo il diametro dei rulli D, conosciamo i parametri di attrito volvente U1 e U2, quindi indichiamo un attrito volvente fra la piastra e i rulli e fra i rulli e il terreno, U1 è il parametro di attrito volvente fra piastra e rullo e U2 è il parametro di attrito volvente fra rullo e terreno. Siamo in presenza anche di attrito radente. Quello che vogliamo calcolare è la forza di tiro S con cui dobbiamo tirare la piastra per poterla spostare a velocità costante. Che cosa trascuriamo? Trascuriamo semplicemente il peso dei rulli nella nostra trattazione. Allora, per risolvere il problema, andiamo a considerare quello che succede sui rulli, ossia andiamo a vedere qual è l'equilibrio dei rulli. Siamo in presenza di attrito volvente, quindi sappiamo che il punto di applicazione della risultante si sposta in avanti nel senso del moto. Allora, il moto della piastra è un moto verso destra, quindi nel moto relativo il punto di applicazione
della forza scambiata fra piastra e rullo si sposta nel punto B. Quindi da questo punto qua si sposta nel punto B. Analogamente il moto del rullo è un moto orario e quindi il punto di applicazione della forza applicata dal terreno al rullo si sposta nel punto A. 1 sarà la distanza fra questa verticale e il punto B, U2 sarà viceversa questa ulteriore distanza. Non ci sono altre forze applicate nel rullo e quindi il rullo sarà in equilibrio sotto due forze uguali e contrarie, che dovranno avere la stessa retta d'azione e che dovranno passare per il punto B e per il punto A. Allora è completamente definita la direzione della forza scambiata sul rullo. Questa, con uno spessore, in spessore sarà la direzione della forza scambiata. In particolare, la forza che la piastra 1 esercita sul rullo 3 sarà una forza R1-3. La forza che il terreno 2 esercita sul rullo 3 sarà una forza R2-3. Queste due forze saranno uguali e contrarie, avranno quindi lo stesso modulo e verso opposto. Considerazione del tutto analogo vale per il rullo anteriore. Avremo una forza R1-4 applicata dalla piastra 1 al rullo 4 e una forza R2-4 applicata dal terreno 2 al rullo 4. Queste due forze dovranno essere uguali e contrarie. Avendo indicato allo stesso modo, quindi avendo assunto che il parametro del trito volvente sia lo stesso per i due rulli, anteriore e posteriore, che il parametro del trito volvente sia lo stesso nel contatto terreno-rulli, per i rulli anteriore e posteriore, evidentemente le due inclinazioni di queste due delle direzioni delle due risultanti per rullo anteriore e rullo posteriore saranno le stesse. Allora andiamo a vedere quello che è l'equilibrio della piastra. A questo punto abbiamo evidenziato quali sono le azioni che la piastra esercita sui rulli. Per azione e reazione i rulli eserciteranno sulla piastra delle azioni uguali e contrarie. Allora se R1-3 era la forza che la piastra esercitava sul rullo 3, evidentemente R3-1 uguale contraria sarà la forza che il rullo 3 esercita sulla piastra. Analogamente R4-1. La piastra sarà quindi in equilibrio sotto l'azione delle forze R3-1, R4-1, peso P e tiro S. Possiamo a questo punto anche già calcolare l'angolo di inclinazione di queste due direzioni, quindi delle direzioni delle forze R3-1 e R4-1. Bene, se noi analizziamo questo triangolo rettangolo, abbiamo che questo cateto è pari al diametro dei rulli D, questo cateto è pari alla somma del parametro del trito volvente U1 e del parametro del trito volvente U2 e quindi è perfettamente definibile l'angolo alfa di inclinazione. Infatti D per la tangente di alfa sarà uguale a U1 più U2, ossia alfa sarà l'arco tangente di U1 più U2 diviso D. Ora, se consideriamo l'equilibrio della piastra, abbiamo detto che la piastra sarà in equilibrio sotto l'azione delle forze applicate dai rulli alla piastra, sotto l'azione della forza di tiro S e del peso P. Ora, dato che le forze che il rullo esercita sulla piastra hanno la stessa direzione, anche la risultante della forza di tiro S e della forza peso P dovrà avere una direzione che è uguale a quella delle altre due. Ossia, la direzione della risultante R, della forza peso P e della forza di tiro S, dovrà essere parallela alla direzione della forza R3-1 e R4-1. E per l'equilibrio dovrà essere R3-1 più R4-1 meno R uguale a 0. Dove evidentemente R è la somma vettoriale della forza peso P e della forza di tiro S. Ma allora se la direzione della risultante R è uguale a quella delle forze scambiate fra rullo e piastra, alfa sarà l'angolo di inclinazione della risultante. E allora
può essere completamente ricavato la forza di tiro S, noto l'angolo di inclinazione della risultante e noto il peso P, ossia la forza di tiro S sarà uguale a P per la tangente di alfa, cioè sarà uguale al peso P per 1 più 2 diviso D. Il problema è completamente risolto. La forza di tiro S è funzione del peso P ed è funzione di questo angolo di inclinazione. A questo punto uno potrebbe andare a evidenziare se lo scambio di forze fra piastra e rullo e fra terreno e rullo avviene in rotolamento puro, quindi rotolamento senza strisciamento o meno. Si può andare a confrontare sostanzialmente quest'angolo alfa con un angolo di aderenza e nelle condizioni normali si vedrebbe sicuramente che la condizione di aderenza è garantita, è verificata. Ora vi propongo un'altra tipologia di esercizio. Inizialmente vi propongo un esercizio in cui è presente solo attrito radente e poi quello in cui sarà presente sia attrito radente sia attrito volvente. Queste tipologie di esercizi riguardano l'automobile, un'automobile in partenza su un piano orizzontale. Siamo in presenza di solo attrito radente, quindi il contatto fra le ruote e il terreno avviene solo in attrito radente. Quindi consideriamo trascurabile l'attrito volvente. Allora che cosa conosciamo? Conosciamo la geometria della vettura, ossia conosciamo i raggi delle ruote, R, conosciamo la posizione del baricentro della vettura, quindi conosciamo la posizione XG, la posizione ZG del baricentro G, conosciamo il passo, quindi la distanza fra i due punti di contatto, fra i due assi delle ruote. Conosciamo i coefficienti di aderenza e i coefficienti di attrito ruota-terreno. Cosa vogliamo ricavare? Vogliamo ricavare la massima accelerazione con cui parte la vettura in condizioni di aderenza limite sulla ruota posteriore e la coppia che deve essere applicata a tali ruote. La coppia è sicuramente la coppia che viene applicata all'asse della ruota, quindi è un'azione interna che arriva dal semiasse, arriva dal motore, e nel nostro esempio dobbiamo appunto ricavare questa coppia per far partire la macchina con la massima accelerazione possibile, mantenendoci comunque in aderenza limite. Che cosa trascuriamo nell'esercizio? Trascuriamo l'attrito nei perni delle ruote, quindi supponiamo che non ci sia attrito in questi perni. Trascuriamo l'inerzia delle ruote, quindi consideriamo che il momento di inerzia delle ruote sia trascurabile. Consideriamo trascurabile l'attrito volvente fra ruote e terreno. Allora, per analizzare il problema, per risolvere il problema, sicuramente dobbiamo andare a fare il diagramma di corpo libero del sistema. Dovremo scrivere le equazioni di equilibrio e dovremo risolvere il sistema di equazioni. Andiamo a evidenziare quali sono le azioni scambiate all'interno della vettura. Bene, avremo sicuramente una forza peso P applicata nel baricentro, il prodotto della massa per l'accelerazione di gravità. Avremo, avendo assunto una posizione, una velocità e un'accelerazione diretta verso destra, come in figura, avremo una forza di inerzia mx due punti applicata nel baricentro e diretta in senso opposto all'accelerazione. Avremo poi le azioni dei vincoli, quindi del contatto ruota-terreno. Se non avessimo attrito avremo solo delle azioni verticali, NA, NB. Avendo attrito avremo anche delle azioni tangenziali, T con A e T con B. Abbiamo poi l'azione interna, che è la coppia motrice C con M. Andiamo a evidenziare l'equazione di equilibrio del sistema. Cominciamo con l'equazione di equilibrio della traslazione orizzontale, sommiamo alla traslazione orizzontale le forze che hanno componente, quindi avremo T con A più T con B meno la forza di inerzia mx due punti è uguale a 0.
Andiamo a scrivere l'equazione alla traslazione verticale. Avremo NA più NB meno la forza peso P è uguale a 0. Andiamo a fare un'equazione di momento, quindi la terza equazione che possiamo fare nel piano per il nostro sistema. Facciamo un'equazione di momento, per esempio, intorno al punto A, in modo da eliminare l'azione di due forze. Le forze che fanno momento intorno al punto A saranno la forza peso P, quindi avremo P per il suo braccio, xg, meno la forza d'inerzia, mx due punti, per il suo braccio, il braccio è zg, quindi meno mx due punti zg, meno nb per il braccio è il passo, quindi meno nb per L è uguale a 0. In questa equazione di momento non dobbiamo introdurre la coppia motrice perché è un'azione interna. L'altra equazione che possiamo introdurre è quella che è imposta dalla condizione limite di aderenza. Abbiamo chiesto l'accelerazione che abbiamo in condizioni limiti di aderenza. In condizioni limiti di aderenza c'è un valore ben definito fra la forza di aderenza e la forza normale. E questo legame è il prodotto del coefficiente di aderenza per la forza normale. È quello che abbiamo indicato qua. Sulle ruote posteriori abbiamo T con A uguale al prodotto del coefficiente di aderenza per la forza normale N con A. A questo punto abbiamo un sistema di tre equazioni di equilibrio più l'equazione dell'aderenza limite. Quante incognite abbiamo? Abbiamo T con A, T con B, X due punti, NA, NB. Quindi abbiamo 5 incognite e abbiamo scritto 4 equazioni. Evidentemente dobbiamo introdurre delle altre equazioni. Le altre equazioni le andremo a prendere da sottosistemi del sistema vettura che abbiamo scritto precedentemente. Allora andiamo a vedere quello che succede sulla ruota motrice. A questo punto tagliamo la ruota motrice dall'asse, quindi svincoliamo la ruota motrice, la spostiamo da dov'è. Dove abbiamo tagliato dobbiamo introdurre le azioni. Sicuramente sull'asse della ruota verranno applicate delle forze verticali e orizzontali, che a questo livello non sono note. Sicuramente all'asse della ruota, al perno della ruota, verrà esercitata la coppia motrice. Avendo tagliato il perno abbiamo liberato questa azione. Le altre azioni che sono presenti sono la forza scambiata dalla ruota col terreno, quindi l'azione verticale e l'azione orizzontale, NA, T con A. Facciamo un'equazione di momento intorno al centro della ruota. Abbiamo detto che non c'è attrito al perno e quindi le azioni sono scambiate. Le azioni scambiate passano per l'asse del perno, per l'asse della ruota. Facciamo un'equazione di momento intorno ad O, abbiamo C con M meno T con A per R uguale a 0. Abbiamo introdotto una nuova equazione, ma abbiamo introdotto anche un'ulteriore incognita. Quindi dobbiamo andare a fare un'altra equazione di equilibrio e la andiamo a fare sulla ruota anteriore. Sulla ruota anteriore, anche qua tagliamo la ruota, quindi la svincoliamo dal sistema fisico dove è presente e dove abbiamo tagliato dobbiamo andare a reintrodurre le azioni scambiate. Quindi è quello che succede in questa figura, abbiamo tagliato il perno, abbiamo liberato delle azioni scambiate nel perno, verticale e orizzontale, nel perno 1. Se noi facciamo un'equazione di momento intorno a questo punto, intorno a questo centro, abbiamo solo l'azione tangenziale T con B che fa momento. E quindi possiamo scrivere meno T con B per R uguale a 0. Ma allora in questa ipotesi, nell'ipotesi di avere una ruota trascinata anteriore con le azioni scambiate solo nel perno, avendo assunto trascurabile la coppia di inerzia, ossia avendo assunto trascurabile il momento di inerzia della ruota, viene fuori che l'azione tangenziale T con B è uguale a 0. Cioè bisogna imporre questa azione tangenziale uguale a 0 per soddisfare l'equazione di equilibrio del sistema. A questo punto abbiamo il sistema complessivo di equazioni. Abbiamo le prime tre equazioni che riguardano l'equazione di equilibrio della vettura, abbiamo la relazione dell'attrito limite, abbiamo l'equazione di equilibrio alla ruota posteriore, l'equazione di equilibrio alla ruota anteriore.
Abbiamo a questo punto 6 incognite, T con A, T con B, X due punti, NA, NB e C con M. Abbiamo scritto 6 equazioni e quindi il problema è completamente risolto. Analizziamo ora un problema simile al precedente, in cui però introduciamo anche l'attrito volvente. Quindi abbiamo ancora la nostra vettura, in cui però non consideriamo più trascurabile l'attrito volvente, quindi consideriamo che ci sia presente sia attrito radente nel contatto ruota-terreno, sia attrito volvente nel contatto ruota-terreno. Allora, in questo esercizio che cosa conosciamo? Conosciamo la geometria del sistema, così come nel caso precedente, conosciamo la massa della vettura M, conosciamo la forza di aderenza e la forza di attrito, il coefficiente di aderenza e il coefficiente di attrito ruota e terreno, conosciamo il parametro di attrito volvente U ruota e terreno. In realtà c'è anche data la coppia motrice, quindi l'azione che viene esercitata sulle ruote posteriori. Quello che vogliamo ricavare è l'accelerazione x due punti con cui parte la vettura. In questo caso non abbiamo più imposto aderenza limite sulle ruote posteriori. Che cosa trascuriamo per il calcolo? Trascuriamo l'attrito ai perni, quindi supponiamo che le azioni nei perni siano sempre scambiate lungo l'asse, e trascuriamo l'inerzia delle ruote, quindi trascuriamo il momento di inerzia delle ruote. A differenza del caso precedente, nel caso in esame, quindi che cosa abbiamo? Abbiamo che la risultante delle azioni scambiate fra terreno e ruota si è spostata, non è più nel punto di contatto ruota-terreno, ma si è spostata in avanti, nel senso del moto, di un parametro pari, di una distanza pari al parametro di attrito volvente, ed è quello che vediamo in questa figura. Quindi in A avremo le azioni scambiate fra terreno e ruota, T con A, NA, in B, spostati in avanti sia A che B del parametro U, avremo le azioni scambiate fra terreno e ruota. Le altre azioni restano identiche. Andiamo a fare l'equazione di equilibrio, equazione dell'equilibrio della traslazione orizzontale, T con A meno T con B meno mx due punti è uguale a 0. Equazione della traslazione verticale, NA più NB meno P è uguale a 0. Direi non mi soffermo su queste perché sono del tutto simili alle relazioni precedenti. Equazione alla rotazione, facciamo un'equazione alla rotazione intorno al punto A per il sistema completo. Abbiamo l'azione del peso P per il suo braccio, il braccio sarà x con g meno u. Poi l'azione della forza di inerzia mx due punti, il suo braccio sarà zg. Poi l'azione della forza NB, il braccio sarà la distanza fra A e B, avendo assunto uguali i parametri di attrito volvente U, evidentemente la distanza fra A e B sarà uguale al passo L fra gli assi. E quindi questa è l'equazione di equilibrio. Evidentemente T con A e T con B non danno contributo perché non hanno braccio rispetto a questo polo A. A questo punto abbiamo solo queste tre equazioni a disposizione. Non abbiamo più la quarta precedente, ma abbiamo sempre le solite 5 incognite. Per cui dobbiamo scrivere altre equazioni. Andiamo a vedere quello che succede sulla ruota motrice. Sulla ruota motrice a questo punto abbiamo la T con A ed NA che sono applicate in questo punto spostato in avanti del parametro attrito volvente U. Abbiamo liberato la coppia motrice. Abbiamo le azioni che sono scambiate nel perno. Allora cosa vediamo? Questo è l'equilibrio della ruota motrice, ossia la somma vettoriale dell'azione T con A e dell'azione NA sarà una risultante RA, che dovrà equilibrare sia le azioni scambiate nel perno O, sia alla rotazione la coppia motrice C con M. Per cui se facciamo un'equazione di momento intorno ad O avremo C con M meno RA per B è uguale a 0. Se facciamo un'equazione alla traslazione nella direzione della risultante avremo RA meno V con O è uguale a 0. La risultante RA sarà inclinata di un angolo θ generico.
Il problema, se lo risolvessimo in questo modo, ci porterebbe a ulteriori incognite. Cerchiamo di risolverlo mantenendo le incognite precedenti NA e T con A, per cui facendo un'equazione di momento intorno al polo O abbiamo C con M meno NA per il braccio, che è pari a U, meno T con A per R uguale a 0. Questa equazione è la quarta equazione che abbiamo a disposizione. Per quanto riguarda la ruota condotta, il problema è del tutto simile. Abbiamo una T con A e una T con B, abbiamo le azioni scambiate in O', non ci sono azioni alla rotazione, quindi non ci sono coppie, e quindi la risultante in B e la risultante in O' dovranno avere la stessa retta d'azione. È quello che succede in questa figura. Θ' sarà l'angolo di inclinazione della risultante RB. Se, ancora una volta, facciamo un'equazione di momento intorno ad O', con le incognite precedenti possiamo scrivere NB per U meno T con B per R è uguale a 0. E quindi abbiamo sostanzialmente il ricavato completamente il sistema di equazioni. Abbiamo scritto tre equazioni, le prime tre per l'equilibrio della vettura, un'equazione alla rotazione per la ruota motrice, un'equazione alla rotazione per la ruota condotta. Abbiamo cinque incognite, T con A, T con B, X due punti, NA, NB, e abbiamo scritto cinque equazioni. Il problema è completamente risolto. Alla fine dovremo verificare solo che la condizione di aderenza sia verificata. Cioè dovremo andare a verificare, una volta risolto il problema, che T con A sia minore o uguale a F con A per NA e T con B sia minore o uguale a F con A per NB. Se questo sarà verificato, il problema sarà completamente risolto. Se questo non sarà verificato, dovremo andare a introdurre gli angoli di inclinazione di attrito e, per risolvere il problema, dovremmo tenere in conto anche del momento di inerzia delle ruote, quindi della coppia di inerzia alle ruote. Bene, sostanzialmente con questo concludiamo la parte di esempi sull'attrito radente e l'attrito volvente. Abbiamo la possibilità di risolvere completamente i problemi e quindi vi ringrazio dell'attenzione e vi rimando alla prossima lezione. Arrivederci.